ragazzi, ciao a tutti, Nick, e benvenuti qua su Farming Simulator 17. Ragazzi, anche oggi sono qui in compagnia di Mitto. Ciao a tutti. Allora, ciao, ciao. Ragazzi, da poco abbiamo concluso una live da Mito e, come qualcuno di voi magari ha visto, c'era il K700, no? Un trattore un po' vecchiotto. Ragazzi, l'abbiamo messo anche qua, quindi oggi lo compriamo, K700, un trattore vecchiotto, ma è una bestia. È veramente una bestia. Vai che te lo voglio rubare, vai, acquista. Mazza, vabbè, non costa neanche tanto giornalmente. Però c'ha pochi cavalli, Mito, 220 cavalli, non è che ne ha tanti, però costa poco, devo dire. 78.000 euro non è tanto. Come c'ha pochi cavalli? Possibile? Io neanche lo vedo. Ah, sì, eccolo. K700, configurazione standard. Non lo so, cioè, mi sembra che ce ne ho pochi veramente. Vabbè, pochi per dire, 220 non sono proprio pochi. Oh, ma anche al tempo di comprarlo già ci sta uno dentro, no? Vai, è bellissimo però, guardate qui che figata sto mezzo. È fatto bene però. E ci sono anche due posti, quindi chissà se posso entrare insieme a te. Vediamo se mi fa entrare. Prova. No, non mi fa entrare, peccato, perché volevo entrare anch'io insieme a te. Guardalo, è snodabile, raga. Però è ben animato, vedete che gira tutto qua dietro. Sì, è fatto proprio bene, è fatto, Abbiamo anche lampeggianti, non c'è manca niente. Allora, ragazzi, sapete che facciamo? Andiamo a trebbiare, raga, il terreno 5, che è da una vita che aspetta. E così mettiamo alla prova anche questo nuovo trattore, che è stupendo. Voglio anche vedere se le ruote, insomma, voglio vedere se si sporca camminando sulla terra. Ma sì, basta che tu premi Ctrl D, lo sporchi tu quanto vuoi. Ctrl D. Sì, funziona alla grande. Lo sporchi tu, come decidi tu quanto lo vuoi sporco. E se lo voglio pulire, Ctrl D sempre, passi tutti gli stati. Okay. Questa qui è la Kettle Tools. Ok, perfetto. Almeno l'abbiamo visto sporco, raga. Bene, di velocità massima fa 31. Allora, diciamo così, raga. Questo trattore lo trovate nel mod hub. Qualcuno non ha capito cos'è il mod hub. Praticamente, quando avviate il gioco, c'è la sezione delle mod sul gioco. Basta che andate lì. Andate su trattori. Mi pare che è a fine pagina. E appunto, basta che guardate K700. Allora, non costa tanto, 78.000 euro, consuma però un bel po' di soldi giornalieri per il mantenimento, però comunque per il suo costo ha tanti cavalli. Per 78.000 euro 220 cavalli non sono pochi, peccato solo per la velocità massima e peccato perché poi davanti non può agganciare altri diciamo strumenti. Ah, già, vero, non può attaccare niente. Eccoci qua, K700. Intanto Mito, come notate, ha messo qualche operaio al lavoro. Ma ci vogliono i camion però, Mito, anche, eh? Sto portando la seminatrice, finisco con la seminatrice e vado a prendere il camion. Lo vado a pigliare pure io uno. Tanto mo, questo per ora, raga, non serve. Quindi andiamo a prendere un camion. Ecco, qua ce n'è uno già col cassone. Per ora andrà più che bene. Dobbiamo portare nel terreno numero 5. Ce la facciamo. Ok, l'hai portata la seminatrice? Sì, sono già arrivato. La sto collegando pure. Sei arrivato tutto col camion. Vado a prendere l'altro camion io, perché comunque. L'altro camion però è col cassone quello autocaricante, ti ricordi? Allora sai che faccio? Faccio un giro col camion dalle pecore? O ci vai tu dalle pecore? Va bene, vai. Allora vado a venderla io sta lana. Tu occupati per ora di scaricare giusto le trebbie. Poi il trattore lo voglio utilizzare io per farlo vedere, giustamente. Quindi okay. Parti quindi da tutta la parte destra, così mi lasci un po' di lavoro da fare col trattore. Le pecore fanno sempre un mucchio di lana, però mi pare che si stanno lamentando la pulizia, è vero, perché comunque. Ma penso che a quest'ora tutto il cibo che gli abbiamo dato lo so già mangiato. Sicuro? Ma possibile? Ma queste mangiano tantissimo, Mito. No, ancora ce n'è metà, dai. E allora come che a me dice animali che manca? Guarda, pecore, non è pieno. No, pieno non... caspita, non riesco a scaricare la trebbia. Come devo cambiare? Riesco a scaricare la trebbia? Io ho messo la lama gialla, che era collegata con quella gialla. Ok. Ah, no, ecco,
mai non si piglia tutto quell'erba? Ora poi gli diamo una spinta, cerchiamo di capire. Come mai c'è il coso dell'acqua abbandonato qua? Ah, sì, l'ho lasciato io che ho preso il JCB. Ah. Sono... Ah no, pallets quelli là. Non mettere HD okay, pallets. Ok. No, dovevo schiacciare di nuovo la... Dovevo schiacciare di nuovo la X, tutto a posto. Ok, li abbiamo caricati, raga. Mettiamo il gioco un po' veloce. Di solito sputa fuori... Ecco, sputa fuori di solito altra lana. Vedete? Tutta quella... Cioè, in memoria rimane la lana in più. Non la perdiamo. Eccola là. Dai, ancora uno. Un altro no. Spazio esaurito. Che stai a dire? Ancora c'è un punto libero. Spazio esaurito, dice lui. Ah, eccolo là. Va là. Mamma mia, raga. Mettiamo il gioco ancora veloce. Vediamo se schiaffa... Oh, no, troppo veloce. Ho dimenticato che c'è la creator tool adesso. Pensavo che si fermava a 120. Ok, vado, raga, ho fatto un altro carico di lana. Pazzesco. Vabbè, però mo ci abbiamo gli animali affamatissimi. Vabbè, non importa. Ah, facciamo una cosa. Perché non prendono la lana? La lana? Perché non pigliate, non vi pigliate sto cibo, dico io, eh? Ah, ecco, bisogna proprio spingerlo, non è che lo prende. Pure i maiali se lo prendono da solo. Boh. Vabbè, io spingo. Tanto dovrebbe essere sufficiente questo. Ecco. Quando... Ok, mi pare che di più non ne vogliono. Vabbè, allora faccio una cosa. Gli do una pulitina qua per terra, perché lo Yuno ovviamente l'ho messo in pausa. Attenzione. Lo Yuno, raga, è messo in pausa perché appunto ci stanno queste balle, quindi... Però già che ci sto, una pulitina gliela posso dar pure io. Ok. Gli do una piccola pulita perché ovviamente vogliono meno di una balla. Ci siamo. Raccogli. Almeno la maggior parte l'ho tolto di sta sporcizia. Bene. Perfetto, benissimo, fatto. Cibo a volontà. Queste mi vogliono anche un po' di acqua. Già che ci siamo, raga, dobbiamo comunque appunto vedere, raga, se vale la pena venderla la lana in base al prezzo, perché sennò non ne vale la pena altrimenti. Allora, scarichiamo l'acqua. Bene, almeno le pecore stanno bene così, perché come sapete la lana è una di quelle cose che porta un mucchio di soldi. Alla fine suini e mucche non mi interessa neanche tanto. Va bene, io penso che posso lasciare così, sì, continuo a scaricare. Bene, vediamo un po', raga, il valore della lana. Dov'è che si vede? Vedi, il valore è rosso. Non vale la pena vendere adesso la lana. Quindi facciamo una cosa, raga. Portiamo comunque il carico, lo portiamo comunque da Filanda. Devo comunque passare di là perché devo prendere il cassone. Il cassone è quello classico per scaricarci dentro... Quello che trebbiamo, insomma. Quindi, già che ci siamo, ci famo il viaggio fino a Filanda. Poi scarichiamo un'altra volta. Mi pare un peccato vendere a un prezzo che non è, diciamo, verde. Ma sì, no, aspettiamo. Tanti soldi ci sono. Non abbiamo niente adesso. C'ho 1.400.000. Non so manco che farci. Ti do io qualche idea? Sì, beh, diciamo che come sparo qualche idea. No, vabbè, come obiettivo c'è ancora di quello di dover comprare tutti i terreni, quindi... Sì, stavo dicendo. Sì, quando sì. Lo dovremmo fare. Ok, raga, dobbiamo andare quindi nel terreno 5 con questo camion, così diamo una mano alle trebbie. Io ne ho messe 3 di trebbie, quindi quando vieni c'è un po' di gente che lavora. Bene, sto arrivando. Ok. Sto arrivando, c'è una trebbia, no, le trebbie però stanno messe bene tutte. Comunque pensavo anche un'altra cosa, a parte comprare i terreni. È anche giusto che almeno una volta in quel terreno che compriamo ci facciamo qualcosa, almeno una volta lo lavoriamo. Ne ho tanti, devo dire, già comprati così a cavolo, diciamo così. Allora, vediamo un po', posso iniziare a... sì, posso iniziare a provarlo, ah, l'hai già sistemato, ok. No, che ci seminiamo qua. Quello che vuoi. Lo so. È una bella domanda questo, quello che vuoi.
E... potremmo fare frumento perché non abbiamo neanche in fattoria. Sì, terreno 5 col frumento, vero? Va bene, quasi dai. Quasi. Avanti, terreno 5 col frumento e poi tutto il tutta la paglia te la fai tu, ok? No, basta mettere senza paglia, non ci facciamo nessuna paglia. No, a me che ci serve? Un po' di paglia la devo fare per forza. Va bene, dai, parto. Ok, ragazzi, parte con la nuova, col K700. E devo dire, raga, che se la cava veramente bene. Se cosa la mi cava fai, 16? 16, fa 26. 26? Sì, seminando, sta a fa 25-26. È buggatissimo, scusa, come fa a superare? Ah, non lo so. Non lo so, fa... è veloce. Vabbè, non fa la punta massima che è 32, quindi... però fa 25-26. Ah, no, no, 25 è la velocità giusta del case che c'hai dietro. Ah, va bene, allora. Cioè, pochi cavalli, però cavalli intelligenti che spingono. Ah, voi, guarda, oh, vediamo un po' l'interno, raga. Beh, l'interno è un po' sempliciotto, però va bene, vai. Secondo me anche nella realtà era sempliciotto, eh. Sì, no, beh, nel senso anche non è molto dettagliato. Non è Okay. Come modello tridimensionale non è proprio molto dettagliato, io quello voglio dire. Il fatto che sia spoglio sia naturale, è così. È un mezzo vecchio. Eccolo qua, guarda che bello, raga. Se lì non ci stai, vieni qua che c'è uno spazio grande già seminato. Qui al centro del 5. Vuoi dire trebbiato, non seminato? Trebbiato, sì, trebbiato. Va bene, io intanto ne approfitto per farlo vedere un po' più lentamente. Mi piace farlo vedere bene. Quasi quasi di qua ci passo pure. Vai, La trebbia sicuramente va a 15, no? 10, 15. A sì. 10, 10. Gli ho dato troppo vantaggio. Anzi, forse poco, mi sa, altro che troppo. Ozza bello, che ti sto per raggiungere. Guarda, posso benissimo, perché comunque non ha collisioni questa seminatrice. Non mi impallare il personaggio lì, l'operaio. No. Va bene, purtroppo, raga, dobbiamo dare tempo a sta trebbia di lavorare. E vediamo che cos'altro posso fare. Oh, è vero, c'è ancora da vendere l'insilato. Vediamo quanto vale, visto che sto qua. Quanto vale? Dove sei? Ma perché vale sempre di più al fienile? Non c'ho voglia di fare i viaggi per andare al fienile. Mamma mia, non l'ho capito sta storia. Il biogas e l'insilato non lo paga tanto bene. Ma io quasi quasi non c'ho voglia di fare i viaggi, raga. Vendiamo direttamente qua. Io sono pieno col carrello. Dove lo porto? Che cosa hai, scusa? Semi di soia. Vuoi venderli o li teniamo? Boh, vedi il prezzo com'è? Il prezzo dei semi di soia com'è? C'è un 2004 qui vicino da Agribusiness. Ma diciamo... Agribusiness, right non business, è... no agri, right. Right, non è proprio elevatissimo, dimmi tu quello che vuoi ma fare. Ma sì, dai, vai a vendere, va, tanto non so che farci, i semi di soia non servono a nulla a parte per venderli, no? No, ma ne hai anche 100.000 in casa già. E allora vai, vendi, Mito, vendi. Tu vendi che io vendo pure ormai, sinceramente a caricare un camion per vendere al fienile non ne vale la pena. Mi sbrigo decisamente prima a fare qua un paio di viaggetti. Che vendo così un pochettino di sto insilato. Che quanto ce ne sta qua? Boh. Dov'è che si vede? 105? No. Ma quanto è? 1.000.000 credo. Dovrebbe essere 1.000.000 di insilato abbiamo, sicuro. Beh, comunque sto pensando, per quanto riguarda i suini, raga, devo vedere se c'è del cibo per i suini pronto. Male che va a farlo non ci vuole molto. Dipende se ho gli ingredienti. Mo' andiamo a controllare questa cosa in fattoria. Così nel caso gli do da mangiare a questi miei poveri suini. Quindi devo andare in fattoria. Andiamo qua e devo controllare il macchinario. Eccolo qua. Oh, ce n'è poco, 13.000. Allora, le patate non mancano. Ma che manca? È frumento.
quello manca sempre, effettivamente è per quello che lo devo fare, ma Frumento non ce ne sta, è strano. Ma il campo 12 era Frumento l'altra volta. Difatti dovrebbe essere ancora rimasto qua dentro, vediamo un po'. Questo è un camion che ho comprato qualche tempo fa ed è bellissimo, mi piace tanto, è quello diciamo americano che è bellissimo. Quello lungo? Ma sì, sì, quello è lunghissimo. È quello che guida, si guida strano, non l'ho mai capito perché. Oh, a me piace però. No, è molto bello. Sai cosa? Io invece sul mio camion passo dalla benzina, gli faccio 100 euro di benzina perché c'ho 140 litri. Guarda, con 100 euro quelli ti sputano in faccia. Mi pare che ci vogliono molti più soldi. Ma glieli metto, tanto paghi tu, paghi. Va tranquillo. Allora, scarichiamo, raga, tutto il frumento qua, così possiamo fare il cibo per i suini. Ci vuole, credo, da questa parte la colza o semi di soia. Non mi ricordo se si piglia colza o semi di soia qua. Buono. Ok. Portiamo 30.000 di semi di soia al macchinario e facciamo del cibo. Così i nostri suini ci lasciano in pace per un po' di tempo. Molto poco. Lo so, quello è un problema. Beh, li abbiamo venduti, mi pare, ultimamente, eh? Sì, li abbiamo venduti. Siamo andati insieme anche. Sì, appunto. Allora perché ho detto li abbiamo. Oh, se no dicevo li ho. Ok, questo va qua. A posto. E stiamo a far, raga, il cibo per i suini. Se metto il gioco un po' veloce, riusciamo magari ad aumentare qua. Allora, 15.000, 16.000. Arriviamo a... non lo so. Mettiamo il gioco un po' veloce, un'oretta. Buono. C'è basta. 40.000, c'è bastano e ci avanzano. 40.000 di cibo per cosi qua, per suini, c'è bastano. Difatti, mo c'è di nuovo il livello basso di frumento. Tanto lo stiamo a seminare. Sta passando un jumbo jet da mito, raga. Sì, è che io esco pazzo col pulsante che c'è sullo Yeti a spegnere e accendere il microfono per non fartelo sentire, ma vado sempre in ritardo. Ma va tranquillo, raga, che ci volete fare? Se Mito abita... Se Mito si è messo dentro all'aeroporto a giocare... No, ma è estate, non ce la faccio a tenere tutto chiuso, ragazzi, fa troppo caldo. Comunque, raga, visto che non sappiamo che terreni però non ne compriamo, compriamo qualche altro pannello solare, così... Perché tanto questo deve essere un terreno che voglio riempire a pannelli solari. Allora, 1, 2, 3 e 4, dai, vai. Che paga zio Nicche. Avanti. 1.000.000 di euro ancora mi è rimasto e abbiamo 4 pannelli solari in più, dai. Ancora qua sta scaricando, ci vuole 20 anni per scaricare da sto caspita di coso. Va bene, e allora torniamo nel K700 nel frattempo, così posso... Ah, già, qui sta già a crescere, vero? Ho dimenticato questa cosa. Che fa? Sparisce? Cosa? È tutto strano qua, amico. No, lo sai che certe volte fa così farming sul server. Perché tipo lo mostra che metà pronto, però mo sparisce, boh. Aspetta che comunque sto guidando stile ubriaco, perché i mezzi che hanno il coso lì, come si chiama, i mezzi snodabili, sono complicatissimi da guidare. Eccolo qua. Abbiamo fatto il pieno? No, non ha fatto il pieno. Oh, dai. Bene, abbiamo un cassone carico di cibo per suini. Bello carico. Andiamo, ragazzi, a scaricare questo cassone dai suini, così sono contenti. Ok, retromarcia. E scarichiamo. E arriva il cibo per suini, eccolo là, in aumento. Vai, sicuramente mi avanza. Va bene, non è importante, anzi, la prossima volta lo inserisco. Allora, l'acqua ce l'hanno, ovviamente acqua non ne hanno. Carica, questa me la fanno pagare, non so manco il perché. C'è una fontanella, ci stanno le fontanelle buttate in giro e ti fanno pagare l'acqua.
E che sai cosa dovremmo fare? Dovremmo prendere dalla Universal Technique i camion con la botte dell'acqua. Ma i camion, a quanto ho capito, non ti fanno scaricare dentro alle cose, solo per trasportare l'acqua. No, no, ti fanno scaricare. Boh, allora poi vediamo, allora poi magari lo pigliamo un camion. Prendiamo per uno, ora, due, tre. Sì, quello non è un problema. Per il momento gli do l'acqua così com'è. Vai. Così poi abbiamo il camion e abbiamo già il mezzo che si occupa dell'acqua. Ok, acqua non ne pigliano manco tanto i suini. Oh, Mito, stai arrivando. Sì, devo vendere. Va bene, ragazzi, praticamente il gameplay si conclude qua. Il tempo vola via. Speriamo ragazzi, come sempre, che questo gameplay vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. Vi ricordo che in descrizione trovate naturalmente il canale di Mito, trovate la mia pagina Facebook, e se vi va passate anche da Nitrato, nel caso vi serve un server di farming, Minecraft e quant'altro. Ragazzi, vi salutiamo, se avete qualche consiglio mi raccomando scrivete. Ciao alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti.